E ragazzi, ultima missione del lato primo, 9 missioni su 9, senza passare dal via. Questa cosa che in questo gioco piove col sole spessissimo è una cosa fantastica. Tra l'altro al dipartimento di polizia, insomma, mica cazzi, non dobbiamo assolutamente estrarre armi in questo punto qui perché potremmo pagarla molto cara. A sta merda. Vieni qua, merda umana. Gli spettatori guardavano la partita. Molti di loro sono stati uccisi nello scontro. Nessun ferito grave tra i poliziotti. Madonna, è irraggiungibile. Guardate come sto perdendo tempo io intanto, eh. Guarda qua, ma che cazzo è? Speedy Gonzales! Voglio la reputazione aumentata, eh? Ok, ok. Vabbè, 20 XP non sono tantissimi, però... Oh. Almeno l'ho riportata in positivo, almeno quello. Vabbè, come dicevamo, senza passare dal via, è la missione che chiude l'atto, quindi sicuramente sarà un ditino in culo. Ma me lo aspetto veramente. Ok, iniziamo la missione. Valin Correctional Center. Recentemente hanno potenziato la sicurezza con tecnologia Bloom. Serrature centralizzate e sorveglianza automatica. Se l'avessero chiuso in una prigione più vecchia sarebbe stato un problema, ma il motto della Bloom ha ragione. La tecnologia rende la vita più facile. Beh, non sei sgamabile vestito così. No, si fa arrestare! Ma che mito è Aiden Pierce, ragazzi? Si fa arrestare apposta! Forza! Fantastico, tra l'altro si era messo d'accordo sul finale della missione precedente, no? Di riuscire comunque a scappare. Beh, aggiorti che siamo pari. Visto, visto. Il manganello e il telefono. Cambia il nome, cambia il nome, Joe Smith. Smith! Ci hanno messo in cella. Allora, va hackerato qualcosa, ovviamente non possiamo uscire, però possiamo guardare dalla finestra. Non troverai mai che ce l'hai complicato fra le scarpe. Sì, sì, dai, entra. Posso registrare 20 minuti, stronzo. Piantala. Ok, poliziotti penitenziari hanno una telecamera addosso. Il che non è male. Allora. Tu ce l'hai. Ok. Io devo però andare dentro quella stanza. Fra, torna indietro, ti prego. Dio. Ok, dimmi che arrivi in fondo al corridoio e torni indietro, dai. Questa è la linea bianca, ovviamente il tracciato elettronico che dovrebbe aprirmi la cella. Cioè, neanche a dirlo. Dai, giro di 10 gradi. Telecamera dentro c'è? Dovrebbe esserci. Eccola lì. Ok. Jordi, sono dentro. Era ovvio. Ora piantala, avrei dovuto mandare te qui, la colpa è solo tua. Cerca di rilassarti un po', altrimenti ti ritroverai in isolamento e non potrò farti uscire. Cerco il programma di oggi. Ti faccio sapere. Allora, cosa importante, non farsi vedere né dalle telecamere né da loro e soprattutto non uccidere loro, cioè insomma abbatterli, atterrarli, perché vieni scoperto lo stesso. Non mi chiedete come, ma vieni scoperto. Intanto cosa che sta già per succedere con quel bastardone lassù. Ok, vediamo quelli sotto cosa fanno. Se ne vanno là. E
quello là è su. Questo gira lì. E quindi è il momento buono per andare qua. Via. Bidone. Ti scavalco così. A parte è là, quindi io ho fatto una cazzata assurda, perché adesso sto perdendo un botto di tempo. Che palle. Sto perdendo un botto di tempo, perché io potrei entrare da lì. Aspettiamo che faccia il giro. Non venire di qua. Bravo, fermati. Gira a sinistra, vero? Bravo, amore mio, bravo, bravo. Qua dietro. Me la sono dovuta rischiare, ma ha funzionato. Via dentro. Ottieni. Jordi, ho qui il programma. Dov'è il cortile per l'oratorio? In alto. Accettiamo l'audio. Mi hanno preso. Quindi il sottoscritto ha un posto nel parcheggio dei laboratori. Sblocchiamo qualcosa. Non so cosa, ma va sbloccato. Ok, magari sono scienziati normali, ma... Adesso c'è da passare di là. Aha! Now makes sense. Non mi vedi? Non mi cogli? Gna fai? Ok. Via libera. Akira, tu hai una telecamera. Anche tu? Hai tagliato lo stipendio. Uno schifo. Davvero uno schifo. Vabbè, il salone l'abbiamo passato. Il problema, raga, è che senza... Senza una cazzo di arma la vedo molto dura. Ok, allora, facciamo le cose a modo. Qua c'è addirittura il tempo. Devo far confluire l'energia a tutte e due le parti. Ok, buono. Brutto come la morte. Ma fai. Dobbiamo trovare Raul Lionzo. E a trovarlo. Freeman Calvin. Posso creare lui? Certo che sono tutti uguali. Ned Gatti, minchia, che nome gli danno? Non ti posso hackerare, vero? Eric Lambert Hacker. Cambio di piani. Trasferimento prigioniero fallito. Voi siete il piano B. Che dobbiamo fare? Dovete farlo parlare in qualunque modo. Ricevuto. Ok, questo dovrebbe dirci che lui è ancora qua. Quello si chiama Alonso, ma noi stiamo cercando Raul e Lionzo. Do cazzo sei, zio? Osmar, Luis,
Eccolo, ovviamente, dietro il muro. Devo farti scendere dal tetto. Volando? O con la scala? Chi ha detto di trasferirmi? Voi chi siete? E dov'è il mio avvocato? Dove stiamo andando? Rispondetemi! Voglio vedere un po' zitto. Voglio il mio avvocato! Ti portiamo dal tuo avvocato! No! Non potete! Dopo averti dato una ripassata, però! Non vengo con un gruppo di corrotti! Cazzo! Merda, devo... Ok. Adesso è la speedrun. Questo sì che è un problema. Le guardie hanno il nostro uomo. Cazzo, sono nei sotterranei! L'ascensore. Hackerami l'ascensore. Ok, c'è quel ciccio laggiù che... sta facendo avanti e indietro. Ci deve evitare lui e ci deve evitare quell'altro. Pronti a correre? Adesso c'è da correre. Minchia, in alto a destra hanno messo il coso, il bottone. Fare i loro sporchi affari anche da qui dentro. Meno male che ci sei tu a riportare la legge nel sistema carcerario. Accheriamo. La porta è aperta. Non è scattato l'allarme, guardati le spalle. Cosa ci facevano due sanguisughe come voi allo stadio? Facevate affari da... Hacker. Pensi che non abbiamo amici in alto. Ok, raggiungiamo. Non erano affari. Questo è per infiltrarsi, ok, non serve a niente. Qua che posso recuperare? Un'arma. Buono così. Basta, ti prego. Io ho detto quello che so. Momento di concentrazione. Ti prego, la verità. Elimina le guardie corrotte. Fosse facile. Aggiratelo! Boom! Fate al riparo! Che poi è tutto stealth, ma poi... E le cose vanno fatte lo stesso, eh. Bomba! Anzi, fammi ricaricare, va. Così vi colpirà! Come cazzo? Potentissima, raga. Colpo alla testa. Dove cazzo è che mi sta cercando, zio? Ci sparano, ci sparano! E ti prendo così. Anzi, anche troppi colpi. Sicuramente arriva l'antisommossa. No! Bene, sarà una bella battaglia con l'antisommossa. Tra l'altro c'ho anche l'abilità per abbatterlo volendo, per atterrarlo. Oh cazzo, li ha uccisi tutti! Via! Non possiamo fermarci davanti a lui. Scappa. Non ho aperto la valvola, sono un coglione. Preso! L'antisommossa, cazzo! Preso! Preso! Ma non è mia finita qui, eh. Ne aspetto due insieme stavolta. Fuori uno. Oddio! Oddio! Sono l'unico rimasto! Sì, sei l'unico rimasto. Problemi? Cioè, se vuoi vattene, almeno ti risparmio. Lo dico per te, zio. No, no, per favore. Boom!
affronta il sopravvissuto. Non è mica finita, ragazzi. Ma affrontalo in che senso? Aiuto! Aiutatemi! Rilassati. Tu sei qui. Quanto cazzo è brutto con quel tatuaggio in faccia, raga. Cioè, orribile. È stato facile. Le prigioni di massima sicurezza sono progettate davvero male. Ci conosciamo? Forse. Cosa? Ci conosciamo. No. Non ti ho mai visto, amico. Lo immaginavo, sì. Quindi ti hanno dato 60 giorni. Buona condotta, me ne esci fra 30. Il problema è che è per quel che ha fatto prima. Buona condotta, mi sa veramente che non gliela danno. 60 anni? Che cazzo stai facendo? Ti mostro un futuro alternativo. Nel caso ti venisse voglia di parlare con qualcuno o di fare un patto con la polizia. Ci siamo capiti. A tutte le unità possibile evasione. Si tratta di un maschio bianco, John Smith. Ci serve un'unità in lavanderia. Abbiamo perso il segnale. Ok, andiamo. Fuggi da Alcatraz. Jordi, è fatta. Fantastico, immagino che non vedi l'ora di uscire da lì. C'è un pacco. Ah, i vestiti suoi. Non temere, lo vedrai. Ah, esce così, tranquillo? No. A tutte le unità, il sospetto è stato individuato. Gli agenti chiedono rinforzi. Devo hackerare le uscite, giusto? Senti che roba, controllo della mente. Sul serio, per questo hanno assunto uno psicologo sociale. Ok, niente laser e satelliti, o almeno non che io sappia. Dov'è il coso per aprire? Vabbè, che cagata, dai. Anche te, Adrià, però. Grazie per la macchina. Via. Minchia, 4 quadratini. Quante volanti della polizia vuoi neutralizzare, Adri? Sì. Mi hanno colpito. Adesso comincia la mega fuga, la fuga del secolo proprio, che non è di qui. Tanto già uscire da questo parcheggio è qualcosa di complicato. La posizione non è buona, ci spostiamo per cercarne una migliore. Ok, qualcuno ha neutralizzato per forza. Via. Cerchiamo ancora. Attenzione, una volante potenziata è stata inviata verso il sospetto. Abbiamo perso il sospetto, cerchiamo ancora. Se riuscissi a fuggire così, raga. Buono. 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 Dai, fine dell'atto primo, ragazzi. 275 per una fuga veramente assurda. Cioè, ci ho messo meno a scappare da questi 4 quadratini che dai due soliti. Senza passare dal via. Atto primo completato. Non c'è nessun punto abilità, vero? Sì, c'è. Non mi interessano i progressi, mi interessano i punti abilità. 3. No, non mi servono. Atto primo. 9 missioni su 9. Aiden, il nostro incontro è stato spiacevole. Però non ti ho ucciso. Eravamo amici. Ti ho insegnato. E ora sei uno dei migliori hacker.
quello di cui parla? Il giustiziere. Hai parlato di un secondo hacker al nero. Ma questo l'abbiamo sempre saputo. Hai scoperto dell'altro? Ti interessa, vero? Vediamoci e ti dirò tutto. Parla e poi vediamo. Ma no, stavolta le regole le detto io. E poi dobbiamo rifarci dall'ultima volta. Non vedo l'ora, Aiden. A presto. Ci vediamo per lato 2.